Siamo con Carl Egger, titolare e fondatore soprattutto della Selva, un'azienda fondata da un tedesco ma italianissima, eccellenza perché produce e trasforma la materia prima e la fa diventare prodotto per l'Italia e per la Germania. Tutto il mondo, anche Giappone e altri paesi. No? Com'è nata la Selva? Ma, 40 anni fa? A me mi piace da mangiare, no? Ora, alla fine di questi anni 70, la qualità della frutta e verdura diventava proprio peggio ogni giorno. E ora ho pensato di farmi un bel orto, ho comprato, quanto erano? 1980, mi sembra che erano 8 o 10 ettari, e sempre da un altro po', fino abbiamo 450 ettari, da cui 25 ettari di vino, ma più di tutto facciamo pomodoro, e abbiamo una grande fabbrica di trasformazione, 8.000 metri, per il pomodoro, no? Il pomodoro è agosto, mare. E dopo siamo proprio quello che fa più pesto, che 1.600.000 quest'anno di pesto biologico, no? Basilico. E così sono altre piccole specialità che facciamo. Ora tutte quelle cose arrosto, molto successo perché tutti vogliono mangiare meno calorie, sono verdure arrosto in una salsa di pomodoro e peperoni. 30 calorie, 100 grammi, non c'è altro per 30 calorie, un yogurt a 150 calorie, e così abbiamo altre specialità, abbiamo anche un grande seccatoio 30 metri lungo che non ha il sole, proprio igienico, no? Fa pomodori semisecchi e altri prodotti secchi. E cerchiamo di inventare altri, ma ci vuole tempo. La strategia commerciale è differenziata per paese. In Italia siete presenti su piccole metrature o su, diciamo, canali non di grande distribuzione. Qui in Germania invece avete canali diversi. Nel mondo magari altri ancora. Cosa vi spinge? Quali sono le vostre scelte? Qual è il futuro anche per l'Italia? Ma in Italia abbiamo sempre avuto il problema del pagamento, questo era il più grande problema, no? Che non pagano. Invece in Germania ci sono quelle grandi catene, la Basic, no? Il nostro più grande cliente Al Natura ce la fa 680 milioni di vendita con, sembra, 90 negozi. Questi espandono, noi non si riesce da espandere come loro, no? Invece in Italia questo manca più o meno, no? Proprio. Cosa vede per Natura? Sì, no? Solo che loro ce l'hanno i loro distributori, i loro produttori. Qual è lo scenario del biologico? Cosa accadrà nel biologico nei prossimi anni e come risponderà la vostra azienda? È molto difficile da dire perché quest'anno era un anno di mancanza di materie prime, no? Non c'è olio, non c'è olive, nemmeno i maroni ci sono, no? C'è queste mosche come quella dell'olivo per tutto, in Germania ce l'hanno per il vino bianco. Ma cosa succede? Sicuramente non bastano le materie prime e ora vengano da altre parti, Polonia o che so io, no? E questo non hanno fiducia alla gente, no? Ha più fiducia in Italia e tutti che esistono da tanto senza scandali, no? Ora io penso che il sviluppo è limitato dalle materie prime che per tante ragioni, il clima o come olive o mosche, ma insomma un dramma, dopo Pasqua non ci sarà più una bottiglia di olio di oliva, no? Vedremo. Grazie. Non direttamente cosa avviene in futuro non si può dire, penso, perché c'è l'interesse al consumatore, no? Ma anche possono spendere. Da noi i prodotti biologici non sono molto più cari come quelli tradizionali, no? Non c'è ragione. Vedremo. Grazie.